egli era in preda a pensieri inconcludenti e cigolanti, dai quali non riusciva a uscire e non riusciva a combinare granché, e allora si dedicava alla risoluzione di campi minati, o come si chiamano adesso correttamente, prati fioriti. Quando ti dedichi alla risoluzione di campi minati e per di più riesci a risolverne un casino, non è mai un buon segno. Le donne, forse ancora più degli uomini, sono troppo competitive fra di loro. Il vento infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. Pieno di bellezza, e io la vedo. Non spaventarti se trovo meraviglia, prova a trovarla anche tu guardandomi. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal terzo piano. Ring! Cazzo, chi è? Cazzo, chi è? Polizia! È lei che ha buttato giù un telefono dal terzo piano? Ha ucciso una vecchia. Vabbè, ma era vecchia. Non importa, lei è in arresto. Venga via con noi. Cazzo. Amore, telefoni al mio avvocato. Non posso. Il telefono è volato fuori giù dal terzo piano. E lei dovrebbe farsi mandare dalla mamma a prendere il latte. Rompere i coglioni alla mamma, che magari la casa è già tutta piena di latte e la mamma sospetta qualcosa al 18° litro di latte, farsi mandare dalla mamma a prendere il latte, e se si riesce arrivare fuori e trovare lui che la vuole vedere per dirle che l'ha vista uscire da scuola per mano con un'altra e che lei deve dire a quel coso che lui è geloso e che se lo rivede gli spacca il muso. Io non so se lo farei al posto di lei. Nera la vogliamo, no! Bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera bianca la vogliamo, no! Bandiera bianca la vogliamo, no! Perché è il simbolo dell'ignoranza, bandiera bianca la vogliamo, no! Perché è il simbolo dell'ignoranza, bandiera bianca la vogliamo, no! Bandiera rossa la vogliamo, sì!
bandiera rossa la vogliamo, sì, perché è simbolo della riscossa, bandiera rossa la vogliamo, sì, perché è simbolo della riscossa. Animo, animo ragazzi, la vita è questa, la vita è adesso, non stare lì a filmarti riflesso in un angolo dello specchio del cesso. Animo, animo ragazzi, la vita è adesso, non stare lì a filmarti come un cretino riflesso nello specchio del cesso. Così volgare di credere di bastarsi, un modo così banale di prendersi, di lasciarsi, di dire malgrado tutto, di dire ragazza mia, di dire lasciami stare, di dire che vuoi che sia. Vi prego reclare le rotte 20:42 di Trenitalia, proveniente dal Gara Centrale e diretto a Torino Costa Nuova, e le ore 00:44 è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Torino Costa Scusa. Vediamo l'articolo. A salvarsi. No? Molto gattesco. Qui c'è tutto quello che occorre poi. Se il dito indica l'imbecille, la luna non guarda niente. Abbiamo fatto un oceano di simboli, con la loro sintassi, con le regole della loro grammatica, e proviamo a galleggiare. Come un'acqua ci dovrebbe sostenere l'oceano di simboli, tenerci distanti dal fondale di carne dove bolle la fanghiglia della morte, del disordine. Ma succede talvolta che un'onda ci rovescia e il braccio cerca appoggio, tocca, rovista là sotto con impreparato orrore. Chi in strada sferra un pugno improvviso all'ignaro passante o agguanta il seno di un'ignota ragazza va punito severamente, ma è un soprassalto di naturalità.